Webb decise di rientrare in centrale per organizzare la riunione del pomeriggio ed avviare le pratiche per l'autopsia sul corpo di Dalila Howard. Il tenente ancora non poteva immaginare quanto le mie ultime scoperte avrebbero complicato l'indagine. Ho ricevuto un SMS. Il diario segreto di Dalila Howard. Dal diario di Dalila si evinceva la forte amicizia della vittima con altre due ragazze di nome Susan e Marion. Il numero che completava la sequenza sul diario di Dalila era il 7. È chiusa da una combinazione. Dentro il bauletto trovai una fotografia. È Dalila, appoggiata ad un'automobile, sul cui bagagliaio c'è un adesivo. Alabama 46. Thank you.
immagino sia l'automobile del signor Green. La macchina su cui si appoggiava Dalila era sicuramente questa. Immagino. Non le conviene sottrarsi alle indagini. Rischia di mettersi nei guai. Ho motivo di credere che la donna con cui si incontrava era Dalila Howard. Non ho più nulla da nascondere. Mia moglie è andata a Seattle da suo fratello e Dalila non c'è più. Avevo una storia con lei, ma questo non fa di me un assassino. Abbiamo trovato una foto di Dalila che posa in prossimità della sua auto. L'ha scattata lei? No, ma ero con lei. La fotografia è stata scattata da una sua amica. L'ho vista solo quel giorno, non ricordo nemmeno il suo nome. Questo fa di lei un sospettato. La convocheranno in centrale per una deposizione. La prego di non allontanarsi dalla città. Lo immaginavo. Resto a vostra disposizione. Pensai di non avere altro da fare, per cui mi diressi verso la mia automobile. Dottoressa! Sì? Sono pronto con il Luminol, venga pure. Certo. Oltre alla grossa macchia di sangue in prossimità della vittima, ne intravidi delle altre molto piccole sparse sul pavimento. La forma circolare delle gocce mi suggerì che fossero cadute dall'alto, perpendicolarmente al pavimento. Le gocce alla base della porta avevano la stessa forma circolare delle altre. La cosa più strana era che nessuna di quelle macchie era visibile ad occhio nudo. Questo mi suggerì che quello non era sangue. Se non avevamo visto una cosa simile ad occhio nudo, quella sostanza era stata usata di proposito. E poteva essere solo una cosa: plasma umano. Visti gli ultimi sviluppi della vicenda, ritenni necessario parlarne con Webb. A momenti mi ammazzano. Fortunatamente non ci sono riusciti. Hai una vaga idea di chi sia stato? Non sono nemmeno riuscito a prendere il numero di targa. L'avevano sporcata di terra. Almeno sapresti dire che tipo di veicolo era. La marca, il modello. Forse una macchina giapponese, ma nella concitazione... Ho appena ricevuto una chiamata da Miss Kendall che mi chiedeva una lista di persone che hanno accesso a scorte di plasma umano. Plasma umano? Salve, tenente. Sergente Irving? Dottoressa, che cos'è questa storia del plasma umano? Perché non mi ha chiamato subito? Le ho portato le foto. Questo ci dice che l'assassino si è trattenuto sulla scena del crimine.
Siamo di fronte ad un assassino seriale con una missione. Quel codice ha un significato ben preciso. Lei non crede? Ma... mi sa di farsa. Farsa? Può trattarsi di una montatura. Ho avuto modo di parlare con Goodman. Una persona così potrebbe creare un depistaggio del genere con uno schiocco di dita. Credo che l'assassino si sia presentato in maschera alla sua vittima. Il figlio della signora Moore mi ha dato un disegno del pagliaccio che dice di aver visto a casa Howard. Sembra un costume da Pierrot. Ho trovato anche questo bottone vicino alla staccionata sul retro della casa. Un bottone grosso e nero, proprio come quelli di un costume da Pierrot o simile. Sembra sporco di sangue. In camera di Dalila ho trovato questa SIM telefonica molto ben nascosta. Spiega lo scarso traffico telefonico sul cellulare di Dalila ed il fatto che quasi tutte le telefonate sul suo cellulare fossero della madre. Perché l'assassino si è preso la briga di procurarsi del plasma e scrivere un messaggio cifrato? Questa scelta è stata premeditata per far trovare il messaggio solo con il Luminor. Dobbiamo sapere chi è e perché può avere accesso a scorte di plasma. È stato da poco trasferito all'Holbrook un certo dottor Edward Wertham. Ha dei precedenti per essersi appropriato illegalmente di medicinali e plasma, ma è stato riammesso in servizio. Voglio fare quattro chiacchiere con questo dottore. E anche con i coniugi Howard. Con i coniugi ho già parlato io. Ciò non significa che non abbiano altro da dire. Un po' di sensibilità femminile può aiutare in questi casi. Il diario indica che la ragazza stesse vivendo un periodo di attrito con sua madre a causa della relazione con Green. Ho notato i nomi ricorrenti di due amiche della vittima, Susan e Marion. Inoltre, nello scrigno ho trovato questa fotografia che ritrae Dalila in prossimità di un motel. Sull'insegna c'è scritto Carlton. Approfondirò io questa faccenda. Ben, tu cerca di scoprire chi sono queste Susan e Marion. Cosa l'ha così convinto di una implicazione di Goodman? Di sicuro stiamo pestando i piedi a qualcuno. Altrimenti non avrebbero cercato di investirmi nel garage della Donovan Tower. Goodman non le avrebbe di certo teso un agguato in casa sua. L'ho pensato anch'io. Comunque la sua teoria ha presupposti non assodati. La sera di Halloween Dalila avrebbe aperto la porta a chiunque. Non basta l'assenza di segni di colluttazione per stabilire che l'assassino non si sia introdotto contro la volontà di Dalila. Cosa la spinge a puntare su Goodman? L'ho provocato. E le sue reazioni hanno confermato che quell'uomo ha pochi scrupoli. La sua segretaria mi ha confessato di averlo sentito parlare di Dalila Howard con un certo Donald Brodick. Sappiamo chi è questo Brodick? Non ancora, ma entro domani gli saremo addosso. La riunione si protrasse fino a tarda sera e finì per litigare nuovamente con Webb. Si era intestardito con l'idea della messa in scena di Goodman. Preferì non raccontare che il detective ingaggiato dalla signora Howard fosse Baxter. Webb sarebbe andato su tutte le furie. Entrai in casa a tarda ora. Emily era già andata via. Avevo la sensazione che qualcuno stesse cominciando un macabro gioco e che ci osservasse compiaciuto da lontano nascosto nell'ombra. Sei forse disorientata, Julia? Chi sei? Cosa vuoi da me? Voglio solo giocare. Raggiungimi e scoprirai chi sono.
Devi imparare ad osservare le cose sotto prospettive nuove. Smettila! Dimmi chi sei! Adesso sono qui, ti aspetto. Allora, chi sei? Dovresti dirmelo tu, non ti pare? Giulia! Vuoi che ti mostri il gioco che ho fatto con Dalila? No! Che fai? Fermo! L'ho guardata morire. È stato bellissimo. Dove sei? Non ti vedo, non vedo nulla! Ho freddo! Sono qui, Giulia! Sono sempre stato qui! Sei tu che non mi vedi! No! Andatevene! Andatevene via! Dai, Giulia! Dimmi chi sono! State indietro! Sta indietro! Giulia, stai guardando le cose dalla prospettiva sbagliata! No! Quando si dice brancolare nel buio? Sparisci! Come desideri. Ma ci rivedremo presto e ti mostrerò uno dei miei trucchi migliori. Vattene. Stammi lontano. Ha 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 ha